qua c'è un'azienda che ha acquisito questo terreno per bonificarlo. Quindi stamattina c'era l'azienda con la pala meccanica per spianare questo terreno e purtroppo ha nascosto le montagne di siringhe presso quest'area qui. L'azienda che è stata incaricata, non so, forse dal proprietario, ha mandato qua a fare la bonifica. E stamattina il camion, invece di portarsi le siringhe, le ha nascoste qui sotto. Io poi gliel'ho detto, l'azienda è venuta con il camion, con il rimorchio, si è caricato la pala meccanica e se n'è scappata. Buongiorno. Buongiorno, Mo ce ne andiamo, le siringhe stanno qua sotto. Non vedo niente, non ho già scappato, non vedo niente, non vedo niente, o problema che qua, che stare a casa? Posso andare? Piacere, sta fermo. O problema, ha chiamato l'impresa, io non voglio problemi con nessuno. Va là, gli agnelli tu e loro. Ma perché si sotterra sta roba? Cioè No, perché hanno qua? bonificato, incattato la Ma un bonifica. bonifico significa due Ma seringhe, ti piglia e ti non porto. sono niente. No, campo Guarda qua, nasce, vieni ma no. qua. Guarda che a casa sono tutte seringhe, qua sotto e B. Senti, Qua sotto. come hai chiamato? Bruno, qua sotto e Signor qua, mi Bruno. sono tutte seringhe. Non c'è scambio niente, vado giù, no, mo, ma la mano, ma continuate così. Chi l'ha da fare sta bonifica? L'impresa, ma non mo, ci chiamo, ci ti viene a casa, non voglio dopo che ti vado a trovare. Chi è l'impresa? Dile, ma chiamare, caricamo la palla, andiamo c'è, ma voglio uscire un problema. Ci ho per figli Qua mia. stanno i molini di Forse seringa. Bruno, a me passa Pure avanti. là. Mi hai chiamato a me, carica la palla, andiamo c'è, mi corso, non voglio problema nessuno. Ci ti carica la palla, ma manca. Guarda là, che là è la montagna di seringa. La roba è iniettata qua in due buco e qua va a fare i buco. Qua devono riempire questo spazio e lo stanno riempendo con le montagne di siringhe che sono state raccolte presso quest'area che per 10 anni il tossicodipendente si è venuto a farsi dentro, ad iniettarsi la droga. Quindi invece di smaltirle queste siringhe, il proprietario evidentemente ha pensato bene di sotterrarle presso questo buco che c'è qui sotto qui. Sono circa 40 metri per 7 metri di larghezza che stanno riempendo con le montagne di siringhe che hanno preso su quest'area e li stanno nascondendo qui sotto. Terreno misto a siringhe ed altre cose, plastica, copertoni di macchina, queste cose qui. Questa è tutta roba che viene sotterrata. Guarda, queste sono tutte cose che vengono sotterrate insieme alle siringhe. Insieme alle siringhe vengono sotterrate tutte queste cose.